Mister Alessio Martino, purtroppo dobbiamo commentare questa nuova sconfitta di misura qui a Fano. Un primo tempo quasi giocato su buoni equilibri, poi nella ripresa quel gol che ha spezzato tutto. Hai provato anche a cambiare l'attacco, a rivedere le situazioni in campo, ma il Termoli non ce l'ha fatta. Sì, hai detto tutto. Credo che sia una partita figlia del momento. Non è da me piangermi addosso, non sono uno che molla, sono arrabbiato, però in questo momento ci manca un pizzico di personalità nel vincere anche i duelli quando la partita è meno dalla nostra parte. Una partita dove il primo tempo non abbiamo subito quasi nulla. Siamo andati vicino un paio di volte a qualche conclusione. Secondo tempo hanno avuto un leggero approccio migliore, ma non possiamo prendere gol in questo modo. Sul rimpallo una torete. È un episodio, sì, è vero, però l'episodio te lo porti dalla tua parte con l'atteggiamento. In questo momento manchiamo di atteggiamento. Ed è strano perché una squadra deve essere forte nei momenti tristi. Noi non so per quale motivo, ma in questo momento siamo un po' impauriti, perché il primo tempo con un pizzico di cattiveria in più eravamo in vantaggio, una squadra avversaria non ha fatto nulla, ci ha aspettato, ha fatto il gol su un'autorete, diciamo un rimpallo, e poi dopo siamo andati così affolate, tentando tutto quello che avevamo, però non è bastato, perché anche nelle occasioni che abbiamo avuto ci mancava, dico sempre, quel pizzico di fame. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire, che in questi momenti ci vuole tanta fame per alzare la testa. Basta una piccola scintilla e cambia tutto. E ora abbiamo bisogno di quella scintilla, però io dico sempre che la scintilla ci deve andare incontro. Io sono un lottatore, non mollo nulla e non esiste che noi dobbiamo ricevere ovviamente queste cose, ma non lo merita nella società, non lo merita la presidenza che è venuta qui fino a qui a sostenerci. Quindi non esiste, dobbiamo metterci con me davanti a tutti qualcosa in più, perché io parlo di me per dire che qualsiasi sono il capo di tutto, quindi il timone è sempre nelle mie mani e i remi devono essere nelle mani dei giocatori. Dobbiamo spingere di più, perché in questo momento solo dalle piccole cose si esce da questo periodo. Ecco, mister, mancano, come dicevi, probabilmente i tempi di reazione e forse anche qualche conclusione in più in area, perché probabilmente comunque il gioco c'è anche, però poi nella finalizzazione manca qualcosa. A mio avviso fa parte di coraggio, perché arriviamo lì e poi ci manca quel pizzico di cattiveria, coraggio nel riempire l'area, di osare qualcosa in più. Oggi non ha fatto nulla in più il Fano, se non due piazzati. Primo ce lo siamo fatti quasi da soli, il secondo credo che lo stiamo prendendo per mancanza di paura. Ho detto una frase che ho sentito da un allenatore una volta, ho detto: ci abbiamo tanta paura di vincere questa partita che se la vogliamo perdere a costo di farci autorete, ed è quasi stata autorete, è perché abbiamo paura e non so per quale motivo. Questa è l'unica cosa che mi preoccupa di questa squadra, la mancanza un po' di personalità, dobbiamo cacciarla. Io ho visto il capitano, tutti che erano molto arrabbiati con i ragazzini, perché in questo momento anche i ragazzini devono dare qualcosa in più, non diamo la colpa agli under, ma in questo momento dobbiamo dare tutti qualcosa in più, da noi grandi fino a loro, perché solo così esci da questa situazione. Ecco, mister, purtroppo la terza sconfitta consecutiva, la quarta in campionato e domenica comunque c'è un'altra partita abbastanza tosta con il Sora. Le partite sono tutte toste. Oggi commentiamo questa di oggi. Il mio pensiero è sempre rivolto al futuro e non al passato. Quello che è successo prima dobbiamo annullarlo, anche perché credo, ripeto, che dal campo, dalla situazione, dalla prestazione di Tivoli, noi dobbiamo uscire forti. Domenica abbiamo affrontato un grande avversario, oggi però ci è mancata cattiveria. Ci è mancata fame, ci è mancata
quella cazzimma, come dico sempre, per portare risultato alla nostra parte. Noi senza cazzimma restiamo una squadra normale. In ritiro ho detto che eravamo una squadra gagliarda perché lottava su tutti i palloni. Sembra che appena abbiamo iniziato le partite ufficiali, appena abbiamo preso un gol, ci sgretoliamo e non abbiamo la forza di reazione. Questo è l'unica cosa, ripeto, che imputo a questa squadra, e non mi sento affatto una persona che molla, quindi questo non fa parte del mio carattere. In un modo, io dico, di Riffo, di Raffa si deve uscire fuori da questa situazione al costo di metterci anche l'ultimo pelo dei capelli, delle gambe, perché bisogna uscire da questa cosa, perché non se lo merita né la società, né il presidente, né la famiglia, né i dirigenti, che non ci fanno mancare nulla, e quindi non se lo merita il Termoli, ma soprattutto noi staff come professionisti.